Parigi è la capitale del XIX secolo, ci ha insegnato Walter Benjamin. Ed è a Parigi, in quelli che vengono chiamati i salon littéraires, cioè i salottini minuscoli della zona chiamata all'epoca Nouvelle Athènes, il nono arrondissement, in questi mondi si elabora la poetica di quello che sarà la nuova rivoluzione d'arte, il romanticismo. Il romanticismo significa tematiche di grande impatto. Significa generi e sottogeneri letterari nuovi, e cioè il dramma a teatro, il romanzo giallo, il romanzo storico, il racconto fantastico. Questo genere arriva dalla Germania, così come gli altri arrivavano dalla Francia o dall'Inghilterra, e si impasta, diremmo, con le discussioni, le tematiche, i bisogni, le speranze del mondo francese. E dà origine a qualcosa di particolare, perché uno degli scrittori, lo scrittore più legato al genere, sarà più legato al genere fantastico, cioè Hoffman, arriva a Parigi come nome di qualcuno che sta vivendo le stesse avventure che lui ha scritto nei suoi racconti. E quindi c'è una confusione, in qualche caso voluta, in altri casi diciamo ingenua, fra Hoffman, che è un impiegato della burocrazia tedesca, e invece il personaggio che incontra delle donne che sono in realtà delle bambole o che si innamora di personaggi che sono morti e così via. Hoffman, personaggio, domina la letteratura fantastica francese di tutta la prima metà del Novecento e gli scrittori che scrivono racconti fantastici molte volte lo prendono come protagonista. Per raccontare il romanzo, il racconto è più racconto fantastico che romanzo di solito. Comunque io prenderò due esempi in particolare. Uno è un racconto, La Dame au collier de velours, la dama dal collare di velluto, di Dumas, in realtà copiato da un altro scrittore che è Petrus Vorel, ma questi si copiano tutti, in cui Hoffman è proprio il protagonista ed è visto come uno studente che gira nella Parigi del terrore e si innamora di una bella fanciulla che in realtà è stata ghigliottinata il giorno prima. Hoffman naturalmente non è mai stato a Parigi, non ha mai vissuto la rivoluzione francese, avrebbe voluto forse andare a Parigi. L'altro testo che io prenderò e di cui dirò qualcosa di specifico per entrare nel mondo del romanzo e racconto fantastico è il manoscritto trovato a Saragozza di Jan Potocki, un romanzo, sono pochi romanzi fantastici, di solito sono racconti, sono un po' più brevi, un romanzo, uno dei personaggi di questo romanzo sceglierà un tipo di morte che sarà poi scelto e mimato dall'autore stesso. E questo rapporto fra l'autore dei romanzi, racconti fantastici e le cose che scrive, le cose che narra, è una delle cose più perturbanti di un genere perturbante come il racconto fantastico.